La resa di Breda appartiene a un ciclo di 12 dipinti che celebrano i successi militari spagnoli durante il regno di Filippo IV e rappresentano eventi occorsi tra il 1622 e il 1633. I dipinti sono stati commissionati per la nuova residenza reale del Buen Retiro, in particolare per la grande sala cerimoniale. Verso la metà del XVI secolo, la Spagna aveva raggiunto l'apice del potere e del prestigio, dominando su vaste aree dell'Italia e dell'Europa settentrionale, oltre che sulle colonie americane. Quando Filippo salì al trono nel 1621, il paese stava attraversando un periodo di grave decadenza. Nonostante ciò, il periodo d'oro della Spagna andò avanti fino al 1680 circa e i dipinti di Velázquez avevano proprio lo scopo di glorificare il re e contrastare l'immagine della nazione in declino. Nella resa di Breda domina un importante aspetto, la rappresentazione di eventi in un modo molto naturalistico, con le figure vestite in abiti contemporanei e in pose realistiche. Un approccio nuovo per la trattazione di un tema storico come questo. Breda è una città dei Paesi Bassi nelle vicinanze dell'odierna frontiera con il Belgio. Ebbe un ruolo importante nella lotta dell'Olanda per l'indipendenza dalla Spagna e fu soggetta a numerose conquiste e liberazioni. Il dipinto di Velázquez celebra la resa della città alle truppe spagnole del 5 giugno 1625, arrivata dopo 10 mesi di assedio che avevano portato i difensori sull'orlo della fame. Il governatore di Breda, Giustino di Nassau, è raffigurato mentre consegna le chiavi della città al vittorioso generale spagnolo Ambrogio Spinola. Sulla sinistra, il gruppo di soldati olandesi dall'aria trasandata contrasta con lo schieramento compatto delle truppe spagnole sulla destra. La fitta disposizione delle picche ha dato origine al celebre titolo Las Lanzas, le lance, mentre alle spalle delle figure si estende un ampio paesaggio con il fumo che si innalza sopra la città. Velázquez rappresenta la scena con un'incredibile forza e convinzione. I volti dei vincitori e degli sconfitti possono essere considerati dei veri ritratti che veicolano sentimenti e reazioni diverse. Splendidi sono i due cavalli immortalati con grande realismo. L'intero dipinto è ammantato da una luce e da un'atmosfera uniforme. L'incontro dei comandanti muove a commozione l'osservatore perché Spinola appoggia con delicatezza la mano sulle spalle di Giustino in un gesto di consolazione tra soldati. Per un secolo e mezzo dopo la resa di Breda, la pittura storica, ovvero quella che fissa gli eventi storici, rimase un genere nel quale l'approccio eroico e allegorico prevalevano su una rappresentazione naturalistica, ma il realismo cominciò gradualmente a farsi spazio. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!